Casale della Mandria, presentazione della PR 2000 Aprilia, impegnata quest'anno nel campionato di calcio a 5 in Serie D, campionato che avrà inizio proprio la prossima settimana. Siamo qui appunto per celebrare questo momento, un momento sicuramente importante, con la dirigenza e tutti i giocatori che sono appunto qui presenti. Allora, colgo l'occasione che mi dà Mondo Futsal per rivolgere un ringraziamento. Un ringraziamento in primo luogo ai nostri sponsor, che in quanto grazie a loro riusciamo a portare avanti questa attività. Per noi è una cosa molto positiva e non possiamo assolutamente dimenticarci, soprattutto in una giornata come quella di oggi. Poi vorrei un attimino anche passare a ringraziare quelli che sono il nostro staff dirigenziale, quindi permettetemi di citare il nome ovviamente di Andrea Argentini, ovviamente di Daniela Lotta e di Gianluca Iorillo, che grazie alla loro fattiva opera riusciamo a portare avanti un discorso molto molto serio. In ultimo, ma non certo per ultimi, vorrei ringraziare i ragazzi, i giocatori che fanno parte della nostra rosa, cominciando da coloro che hanno accettato di restare con noi anche quest'anno, quindi riconfermati. Parliamo ovviamente di Roberto Iacobacci, Fabrizio Infanti, Petraccini, Marco Catalano, Roberto Margari e via dicendo. E se dimentico qualcuno vi prego di scusarmi. Vorrei poi ringraziare coloro che hanno accettato di venire a giocare con noi quest'anno. Vorrei citare Luca De Filippis in questo senso. Vorrei citare Andrea Cirelli, vorrei citare Massimiliano Piacenti, vorrei citare Andrea Paterniani, che parliamo di giocatori ovviamente tutti di ottimo livello, che hanno con entusiasmo accettato di aderire al progetto della PR 2000. Vorrei concludere questa brevissima presentazione della PR 2000 ringraziando Roberto Martin, ringraziando Enrico Pasquali Coluzzi per la loro presenza qui oggi e per il risalto che ci danno. Grazie mille. Angelo Stampatore, vicepresidente della PR 2000 Aprilia, se può avvicinarsi un attimo così facciamo subito due domande per vedere come sarà appunto questa stagione, che tipo di presupposti ci sono. Voi siete sicuramente una società giovane, volete sicuramente far bene, come diciamo pensate che potete andare in questa stagione? Ma speriamo ovviamente di migliorare il risultato dello scorso anno. I presupposti, a mio modo di vedere, che sono anche l'allenatore di questa squadra, sono buoni. Chiaramente poi sarà il campo che ci darà la risposta definitiva a quelle che sono poi le nostre aspettative. Speriamo sicuramente di fare meglio dell'anno passato. Ok, abbiamo anche tantissimi ragazzi qui appunto seduti a tavola, ma possiamo anche magari chiamare il capitano della squadra, se è sempre che è stato già definito oppure ancora è qualcosa che dovete vedere insomma nel prossimo. Allora, io ti ringrazio, vorrei chiamare il capitano storico di questa squadra, che è Andrea Argentini. Okay. Andrea Argentini, che è qui dietro di noi, eccolo qui. Allora possiamo, prego, puoi accomodarti qua alla mia destra così. Insomma, questa è una stagione sicuramente importante che volete cercare di fare nel miglior modo possibile, un campionato che si preannuncia difficile, comunque voi vi state preparando molto bene. Sì, la preparazione è andata abbastanza bene, ci siamo allenati, ci stiamo allenando ancora, non più tutti i giorni, siamo tornati in palestra dove ci alleniamo lunedì, il mercoledì e il venerdì ci avremo la gara in casa. E niente, io volevo soltanto dire altre due parole, ringraziare altro staff, il nostro staff, i nostri dirigenti e tutti i giocatori e i nuovi arrivati che li presenteremo tra poco. Possiamo anche vedere qui quali saranno le due maglie che appunto verranno indossate dai giocatori per questa stagione, una squadra che ha sicuramente molti sponsor, questo sicuramente non fa altro che dare maggiore valore a questa società che ha tutti i presupposti per poter fare un gran bel campionato. A questo punto direi che possiamo anche finire qui.
dal sottoscritto appunto Enrico Pasquali Coluzzi, dalle telecamere di Broche Sport. Vi diamo appuntamento per la stagione sportiva 2015-2016. Sito internet che sarà visibile al link, come possiamo anche ben vedere dalle nostre telecamere, www.asdpr2000ca5, che sta ovviamente per significare calcio a 5.it, e qui sarà possibile dunque vedere tutte le news, tutte le novità che riguardano appunto questa società.